tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita del Napoli. Finalmente dopo due settimane di polemiche, di ansia, della Madonna, quando ritorna la Serie A. Polemiche inutili, d'altronde, perché poi alla fine due settimane di come accoglieranno Higuain, succederà la guerra, l'arbitro, la Juve ruba, il Napoli piange, questo e quella, non è successo un emerito cazzo. Voi giornalisti che avete continuato per due settimane intere a scrivere articoli su questa partita, e chissà quante cose non avrò letto, ma che sicuramente avrete scritto, inutile. Avete perso completamente tempo, perché stasera i 22 in campo, più i panchinari, l'allenatore, l'arbitro sono stati impeccabili, hanno zittito veramente tutte le polemiche. Scusate per questa intro, ma mi dovevo un po' togliere questo sasso, perché cazzo, dopo due settimane di polemiche create dai media, uno poi si crea lo scoglio rindagul, o scoglio sadalua e la geluata, con questa piccola intro. Ma comunque, siamo qui per parlare del post partita di Napoli-Juventus. Napoli-Juventus finisce 1-1. In classifica la Juve aumenta, va a 10, mi pare, a più 10 dalla Roma. Se non mi sbaglio, non ho visto ancora la classifica perché non mi interessa. E poi il Napoli va a meno 4 dalla Roma. Insomma, comunque rimaniamo terzi, allunghiamo di un punticino sull'Inter che giocherà domani sera. E insomma, per me, per quanto mi riguarda, è un pareggio abbastanza amaro, perché Napoli ha dominato la partita. Inutile dirlo, abbiamo dominato la partita. La Juve ha trovato il gol al decimo, insomma quasi all'inizio della partita, con una bella triangolazione tra Khedira e un altro. La colpa del gol, per la prima volta, non va data la colpa a Rafael, sostituto di Reina, perché Reina, grazie alle nazionali, meno male che si chiama pausa nazionali, ha avuto un problema al polpaccio e quindi ha giocato Rafael, che non poteva niente perché tiro ravvicinato, forte, centrale. E insomma, certo, poteva muoversi un secondo prima, ma era quasi impossibile. Ma qua la colpa è di Allan, perché porca puttana, lasciando stare che a parte questo errore Allan è stato il migliore per me, però invece di guardare guardalinee, di alzare la mano per vedere il fallo, mentre alle tue spalle c'è Khedira che va solo lui, guaio, tu lo devi seguire a Khedira, non puoi stare tre ore a chiedere oh fallo, fallo, fallo. Stesso errore di quanto ha fatto a Firenze con Bernardeschi, però Bernardeschi l'ha fatto un Eurogol e qua hanno fatto una grande azione. Purtroppo è così, la Juve dopo il gol, giustamente oserei dire, chiamatemi juventino, me ne sbatto altamente le palle, ha giustamente fatto il catenaccio all'italiano, perché ha segnato a Napoli, uno stadio caldo, uno stadio difficile. Insomma, quest'anno non è poi uno stadio difficile, visto che ci hanno segnato cani e porci, ma giustamente fanno il catenaccio all'italiana, mica puoi pretendere che ti stendano il tappeto rosso. No, e invece noi abbiamo creato, abbiamo provato ad attaccare nel primo tempo, abbiamo creato tantissime palle gol. La palla però non è andata centrale, Buffon non è stato impensierito chissà che, però abbiamo creato azioni potenzialmente pericolose, tiri da fuori raramente, con Hamsik che poi è stato ribattuto, un altro tiro di Hamsik che è andato in culo. Ma comunque è mancata la cazzimma e la lucidità sotto porta, perché voglio, i nostri limiti sono i soliti, lasciando stare che di fronte avevamo la difesa migliore della Serie A, solo 19 gol subiti prima della partita, però abbiamo un gioco troppo prevedibile, almeno nella prima mezz'ora del primo tempo, perché il Napoli insisteva a giocare sulla sinistra dal trio Strinic, Insigne, Hamsik, e puntualmente, visto che siamo stati prevedibili, che anche su Urano ci conoscono, la Juve ha messo 5 uomini a marcare quella fascia, e là non trovavamo spazi, non trovavamo imbucate, cosa che il Napoli è forte. E insomma, primo tempo, tra varie, diciamo, occasioni, siamo andati
nei spogliatoi sull'1-0 sotto. Stavo perdendo 1-0 e là io mi aspettavo, anzi speravo, che Sarri mi sorprendesse, avesse messo un Milik al posto di Calleon. Calleon è vero, ha funzionato su quella fascia perché c'era il terzino, non mi ricordo, Asamoah, ecco, mi viene il nome, scusatemi, che spingeva molto e Calleon doveva aiutare Isai, che doveva marcare Mandzukic, che non è un bassotto come me, e alto alto doveva stare bello concentrato su Mandzukic, e Calleon serviva per coprire Asamoah. Però a parte questo lavoro sporco, Calleon globalmente non è stato, insomma, in stato di grazia, e quindi avrei tolto Calleon e avrei messo Milik, che magari qualche cross dalle fasce, visto che centralmente tra Khedira, tra Marchisio, tra Bonucci, tra Chiellini non trovavi spazio neanche a pagarlo, sfruttavi un po' le fasce e con un giocatore in mezzo all'area qualcuno poteva azzeccare il cross e Milik poteva approfittarne. Ma comunque troviamo il gol del pareggio con una un bel passaggio di Mertens sull'imbucata di Hamsik in mezzo, che insacca Buffon. Prima però del gol è stato annullato un gol a Calleon, giustamente su fuorigioco. E niente, alla fine la Juve ha provato anche a inserire giocatori offensivi come Cuadrado e Dybala, e da là i Magic cacato sotto, perché ho pensato, ok, mo Allegri gioca per vincere, noi siamo stanchi visto che abbiamo dato tanto e tutto nel primo tempo, speriamo di non fare una cazzata. Intelligentemente o in parte poteva anche risparmiarsi questa cosa, perché io sono fissato, potevi mettere Milik, perché là il Napoli a un certo punto ha rinunciato ad affondare, forse anche per paura, perché sa i limiti che ha e vista anche la qualità che la Juve ha, voleva un po' arretrare e gestire, cercare di gestire palla. Ma comunque dicevo che dopo l'ingresso di Cuadrado, Sarri fa uscire Strinic e mettere Ghoulam, per due motivi per me. Uno, per marcare Cuadrado, che era fresco, Ghoulam era fresco e quindi a posto. Due, per avere un'altra opzione offensiva. Ma Ghoulam da quando è entrato non ha fatto un emerito cazzo, proprio con la voglia dello scocciatore che si sfassiere e Juca. Quindi in estate, se c'è qualcuno disposto a offrire 40-50 milioni, ve lo porto in braccio a destinazione. Alla fine la partita finisce 1-1, pareggio, ripeto, amaro, ma alla fine io, come ho detto in live su Facebook stamattina e vari amici, ero contentissimo di un pareggio oggi, ovvio una vittoria sarebbe stata fantastica, però è molto più importante, molto più determinante la partita di mercoledì, e là dobbiamo vincere per 2-0 senza subire gol. Ma vedendo la difesa, vedendo i gol che subiamo da Pulli, che voglio, tu puoi fare il più bel gioco d'Italia, puoi avere pure l'attacco da 300 con la stagione, ma se in ogni partita subisci un gol sull'unica azione, non meriti di vincere e non meriti di raggiungere gli obiettivi che ti prefissi prima di agosto. Ma io comunque sono contentissimo, anche se con la mare in bocca, per questo pareggio, ma alla fine entrambe le squadre hanno dato dimostrazione che queste due settimane sono state create ad hoc proprio per alimentare certe cose. Intanto la lucetta si è spenta. In conclusione della partita voglio dire i miei peggiori e i miei migliori. I miei peggiori sono stati Mertens, che ancora una volta ha dimostrato che con una difesa forte, una difesa fisica, lui un tappeto così piccolo non può far nulla. Lui è bravo solo a giocare nei corridoi e stasera non ha trovato mai spazi, perché i suoi compagni non hanno trovato proprio spazi per servirlo, anche se ha preso un palo poi clamoroso. Ma comunque nel complesso non mi è piaciuto particolarmente Mertens. E un altro orientativamente peggiore è stato Calleon, per il motivo
di prima che ho detto, ovvero brava a coprire ma offensivamente limita il gioco del Napoli, mentre i migliori per me sono stati Insigne, che è l'unico dei tre che ha provato a inventare qualcosa, e un altro migliore è stato Hamsik. Oltre all'autore del gol, ha giocato per 5-10 minuti con un dolore a polpaccio, sempre per colpa dei nazionali, che poi è stato sostituito da Rog. Non metto tra i peggiori Rafael perché è incolpevole, ripeto, sul gol, anzi ha fatto anche un'uscita su un calcio di punizione che non vedevo da tempi immemori, quindi complimenti a Rafael. E non metto tra i peggiori Jorginho perché alla fine lui il compitino lo fa, ha più palloni possibili in una partita, centinaio di palloni, non la perde mai la palla, però secondo me deve imparare a verticalizzare davanti, perché sempre questa fissazione di passare a 5 cm al compagno più vicino possibile o indietro, secondo me perde un po' un tempo di gioco. Poi sono mie opinioni. Comunque Jorginho non merita assolutamente di essere tra i peggiori in campo. Vi lascio a iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. In descrizione vi lascio Facebook, Instagram, Telegram, ho attivato anche Twitter. Mercoledì farò una live reaction con Kinoshi sul mio canale, visto che all'andata sono stato ospite nel canale suo, mercoledì lui sarà ospite nel canale mio, per vedere un po' le reazioni, pregando che il Napoli faccia il colpaccio, anche se contro questa Juve è difficile ma non impossibile. Mi aspetto un turnover ragionato mercoledì, visto che oggi hanno giocato praticamente tutti i fatidici titolarissimi. Grazie per averlo visualizzato. Forza Napoli sempre. Ciao a you.